Bene, carissimi amici di Informazione Antimafia, torniamo con un nuovo appuntamento, con un nuovo graditissimo ospite. Abbiamo con noi Maurizio Ortolan, che fu sicuramente uno dei poliziotti più vicini al dottor Giovanni Falcone, è stato componente dello SCOD, Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, comunque di stanza a Palermo. E sicuramente ci potrà raccontare quella che fu certamente la sua esperienza non solo di poliziotto, ma anche di uomo, accanto ad un grande servitore dello Stato come fu il dottor Falcone, che certamente è nella memoria di tutti noi. Prima però di entrare nel vivo della nostra chiacchierata, mi corre l'obbligo di ricordare in questi minuti, tra l'altro i funerali si sono svolti proprio stamattina, un grande collega che ci ha lasciato prematuramente, mi riferisco ovviamente a Andrea Purgatori, un grande collega, devo dire, che del giornalismo d'inchiesta ha fatto la sua cifra maggiore sicuramente, e che molto probabilmente anche tu avrai conosciuto, Maurizio, sicuramente ti avrai intervistato, non ho dubbi di questo, insomma, ecco. Buonasera a Qual è il tuo tutti. ricordo? No, guarda, il mio ricordo non c'è su Andrea Purgatori. Del resto io giornalisti nel corso della mia attività professionale praticamente non li ho mai conosciuti. Li ho sempre visti da dietro le quinte, da lontano. Non sono mai stato intervistato direttamente, non sono stato in quello si dice in prima fila. E anche per l'arresto di Provenzano io non ho nessuno che mi ha intervistato, anche perché stavo facendo altro, avevo anche altre cose da fare. Per quanto riguarda quello che dicevi prima, rispetto alla vicinanza con il dottor Falcone, guarda, da una parte la riaffermo e da una parte la smentisco. Nel senso che la mia vicinanza è una vicinanza fisica, nel senso che dall'ottobre dell'89 fino a giugno del 1990 praticamente stavo insieme a lui dalla mattina fino alla sera, cioè da quando arrivava all'Istituto Superiore di Polizia alle 9 del mattino fino a quando andava via nel pomeriggio verso le 5 e mezza, alle 6, perché stava raccogliendo le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia. Io ero il capo scorta di Mannoia e al tempo stesso ero quello che scriveva a macchina i verbali presi dal dottor Falcone. Quindi in pratica lo vedevo tutti i giorni dalla mattina alla sera. E anche successivamente, quando ci trasferimmo per gli interrogatori nel mio ufficio, al Nucleo Centrale Anticrimine, Viale dell'Arte, lui veniva lì e si proseguiva anche lì con lo stesso sistema di lavoro. Questo fino a giugno del 1990. Perché poi a giugno del 1990 il Marshal Service prese in carico Marino Mannoia, lo portò negli Stati Uniti d'America, perché doveva testimoniare anche lì in alcuni procedimenti che avevano gli americani a carico di Cosa Nostra americana, e quindi diciamo il mio rapporto si interruppe, ma si interruppe relativamente perché poi io, dottor Falcone, l'ultima volta l'ho visto praticamente fra la fine di aprile e i primi di maggio del 1992 e andai nel suo ufficio al Ministero della Giustizia a Roma perché gli dovevo consegnare alcune carte relative alle dichiarazioni di Vincenzo Calcara con le quali il dottor Borsellino stava portando a termine l'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare e il dottor Falcone, da direttore dell'ufficio affari penali, aveva il compito di trasmettere questo carteggio attraverso l'Interpol ai colleghi tedeschi perché alcuni arresti devono essere fatti in Germania. Quindi diciamo l'ultima volta lo vidi in quella circostanza lì e appunto sono state 2 settimane prima che lui morisse perché l'operazione fatta con il dottor Borsellino per Calcare è del 6 di maggio, quindi veramente pochissimi giorni prima lo vidi. Indubbiamente. E quindi ci puoi raccontare, ecco, per esempio, ecco, una domanda che magari ti potrà sembrare un po' strana, ma come si lavorava col dottor Falcone? Cioè, qual era il modo di, magari sì, qualcuno già l'ha anche detto eventualmente, però ecco, dalla tua prima voce credo sia più interessante saperlo, conoscerlo, questo aspetto. Cioè, come si lavorava tra voi, che tipo di rapporto siete riusciti a mettere in campo, seppure principalmente un rapporto professionale, sicuramente, ma credo poi anche un po' di amicizia tra voi, no? Guarda, il rapporto sicuramente professionale e il dottor Falcone, devo dire che era un magistrato molto esigente per quanto riguardava
i collaboratori che aveva intorno. Infatti, più di qualche volta, insomma, se non gradiva la presenza di qualcuno, insomma, non se lo faceva dire due, non se lo faceva ripetere due volte per evitare di incrociarlo. E io ricordo che all'inizio della mia attività di verbalizzatore presi anche qualche rimprovero dal dottor Falcone, perché io nasco come verbalizzatore per caso. Che cosa succede a ottobre dell'89? Che entra in vigore il nuovo codice di procedura penale in Italia, il codice dell'89 appunto. Che cosa fa il codice di procedura penale dell'89? Dà la facoltà ai magistrati che interrogano detenuti, imputati, persone in generale, di avvalersi della collaborazione non di appartenenti al Ministero della Giustizia, ma anche di ufficiali di polizia giudiziaria se presenti e disponibili nel momento dell'interrogatorio. Mentre i primi giorni delle dichiarazioni di Vannoia, cioè dall'inizio di ottobre fino al 24, veniva con il dottor Falcone da Palermo un assistente della sua segreteria, e scriveva lui a macchine verbali, per ottimizzare le risorse, per anche dal punto di vista economico, penso, e io venni cooptato in questa mia duplice funzione, perché il mio compito in realtà all'inizio era soltanto quello di fare la scorta. Io andavo a prendere la mattina alle 7 Francesco Marino Vannoia, che era detenuto a Casal del Marmo, in una struttura tutta dedicata a lui, a Roma, e lo accompagnava all'Istituto Superiore di Polizia. Lì alle 9 arrivava il dottor Falcone e nei primi giorni, appunto, come ti dicevo, l'interrogatorio veniva svolto dal dottor Falcone. Io aspettavo fuori con la scorta fino a sera, e poi la sera facevo il percorso inverso. Quindi poi dal 24 ottobre, invece, visto che stavo lì, il dottor Falcone non si portò più appresso il collaboratore della sua cancelleria e iniziai io a scrivere i verbali. Come ti stavo dicendo di prima, lui era un tipo molto esigente. Io all'epoca di mafia e di cose siciliane sapevo veramente poco, quello che leggevo sui giornali. E ricordo che all'inizio della verbalizzazione un paio di volte commisi degli errori, perché per farti un esempio, parlando di Stefano Bontade, io scrissi Stefano Bontade con la D. E quando poi... E invece con la T, certo, anche se nei giornali dell'epoca spesso viene citato come Stefano Bontade, è molto diffusa questa cosa. Quindi era un mezzo errore il mio, perché io, avendolo letto Bontade, scrissi Bontade. E il dottor Falcone non dico che si inalberò, però mi disse, dice queste cose bisogna stare attenti, dice chi fa un lavoro come il suo è tenuto ad essere preciso e a conoscere le cose al di là del sentito dire. E mi capitò un'altra cosa analoga qualche giorno dopo, quando scrissi Nino Argano, un mafioso di Bagheria, sempre nel corso delle dichiarazioni, e io scrissi proprio Nino Argano, perché nel Marino Vannoia ne aveva parlato come Nino Argano, e lo stesso Falcone aveva ripetuto Nino Argano, anche dettando disse Nino Argano. Quando io andai a rileggere quel pezzettino del verbale, perché il dottore aveva perso il filo, lo pronunciai per come l'avevo scritto, cioè Nino Argano, e lui si mise a ridere quella volta e disse ma no, dice, questo si chiama Antonino Gargano, però diciamo, come ha visto che ero abbastanza volenteroso, mi piaceva assistere a queste cose, mi ci dedicavo, e da quella volta in poi si preoccupava sempre di che io scrivessi bene. E spesso quando c'era qualche, siccome lui è, cioè il dottor Falcone era siciliano palermitano, che è qualcosa di più rispetto ad essere siciliano, Marino Vannoia la stessa cosa, spesso quando c'era qualche concetto particolarmente complicato da enunciare, loro passavano al dialetto e infilavano nel discorso delle parole che erano tipiche perché sono parole che non hanno l'equivalente italiano, e il dialetto costituisce un mezzo per comprendersi che va al di là di quella che può essere la lingua ufficiale. Poi certo il verbale si scriveva in maniera normale, però allora lui si preoccupava che io capissi bene, e allora diceva lo sa che vuol dire questo, e quindi diciamo che era diventato una lezione nel corso dell'interrogatorio. E così quindi adesso avanti, il palermitano lo conosci benissimo adesso il palermitano, no? Beh, iniziai lì a prendere a capire qualcosa del palermitano, del siciliano, del palermitano in particolare. Iniziai lì e poi ovviamente nel corso della mia carriera sono sceso un sacco di volte a Palermo,
e a forza ho vissuto anche a Palermo per circa 10 anni, quindi mi è entrato nell'accento mio romano, sicuramente non l'ho perso, lo sentirete benissimo, insomma, però il palermitano quando lo sento parlare, insomma, lo capisco, mi è familiare e anche gradito all'orecchio. Sicuramente. Io poi sono di mamma palermitana, per cui ti capisco benissimo. Ecco, io a proposito di Francesco Marino Mannoia, ho pescato una foto che ritrae gli appunti che il dottor Falcone scrisse proprio, se non ho capito male, durante l'interrogatorio, o comunque uno degli interrogatori di Francesco Marino Mannoia, che tra l'altro questi appunti qualche giorno fa, non troppo tempo fa, ecco, sono stati oggetto di polemica, diciamo, di polemica politica, ecco, in esclusivo della Repubblica, ecco, leggo tra l'altro sulla foto, ora se riesco a metterla nella nostra sovraimpressione la faccio vedere anche agli amici, dove in buona sostanza il dottor Falcone prende degli appunti importanti, dove si fanno anche dei nomi importanti, uno a caso Berlusconi. Si scrive Cina in buoni rapporti con Berlusconi sottolineato, ma adesso lo faccio vedere così eventualmente sì, fallo faccio vedere. Capire di cosa stiamo parlando. Ecco un attimo solo che ci siamo quasi, perfetto. Allora, eccoci qua, ecco, penso che si veda, cerco di ingrandire un altro po', ecco, forse così si vede ancora meglio, ecco, facciamo così. Si riesce a vedere, vero Maurizio? Sì, ma guarda, io lo ricordo perfettamente, mi ricordo quando lui scrive, anche perché era sua abitudine, l'interrogatorio si svolgeva non come successivamente, quando poi, sai, vennero adottati i registratori, le videoregistrazioni, eccetera. Sì. All'epoca l'interrogatorio funzionava così, si introduceva un argomento e il dottor Falcone cominciava a rivolgere delle domande. Man mano che Marino Mannoia rispondeva, il dottor Falcone prendeva appunti su questo blocco, come si vede chiaramente. Poi, come vedrai, alcune cose sono cancellate, nel senso che quando poi l'argomento veniva sviscerato e trascritto nel verbale, il dottor Falcone, per ricordarsi che l'aveva trattato quell'argomento, lo cancellava. Come vedi, invece, altre cose non sono cancellate, sono sottolineate e sono rimaste lì a futura memoria. Sì. E questa era una cosa che lui faceva tutti i giorni, cioè ogni volta che veniva per l'interrogatorio, e la sua abitudine era proprio questa. Quello di cui si parlava all'inizio, prima della trasmissione, dell'importanza degli appunti, il dottor Falcone teneva gli appunti. Infatti. Nello specifico... Prego, vai. No, vai. Nello specifico, dicevo, questo appunto che riguardava Berlusconi, io ricordo che il dottor Falcone chiese poi, quando si parlava delle dazioni di denaro da parte di Berlusconi, chiese, ma abbiamo dei riscontri, è possibile trovare dei riscontri? Perché il dottor Falcone, prima di scrivere una cosa, voleva sapere se era possibile in qualche modo trovare riscontro, perché... i processi sì, è bello, le indagini sono bellissime, però quello che conta poi è quello che si decide in un'aula di giustizia, e lì ci vogliono i riscontri o in positivo o in negativo. Mannoia rispose in quella circostanza, dice, ma io non so, dice, che tipo di riscontri si possano trovare per questo. E Falcone allora aggiunse una cosa, dice, allora questo magari non lo mettiamo, dice, perché se andiamo a scrivere una cosa del genere rischiamo, in questo momento, quando ci stanno diversi killer in giro per strada da arrestare, diversi uomini d'onore importanti da arrestare, rischiamo di passare io per matto e lei anche, quindi andiamo a vanificare tutto quello che è l'impianto di questa cosa. Dice, eventualmente si farà in un secondo momento questo tipo di approfondimento. Però poi questi appunti sono rimasti nelle carte. Certo. Sì. Sono rimasti nelle carte. Anche Berlusconi da 20 milioni ai, non leggo bene il cognome, ai quadro, non capisco. E poi anche Grado, forse. Ai Grado, sì, Grado, ecco, non capivo bene la calligrafia. Poi addirittura più giù si legge Michele Graviano ha perso una gamba per mettere una carica esplosiva. Sì. Questo. Perché Mamma si parlava, mia. Quel giorno si parlava di attentati a grossi imprenditori, e Mannoia raccontava appunto
diciamo, dell'abitudine di Cosa Nostra di taglieggiare gli imprenditori a prescindere da simpatie o non simpatie politiche. Del resto, una delle regole di Cosa Nostra, al contrario di quello che si può credere, tu puoi essere anche mafioso e amico di mafiosi, ma se vai a lavorare, a fare qualcosa sul territorio di un'altra famiglia, di un altro mandamento, non è che sei esente dal pagare il pizzo. Questo, ecco, perché a molti sfugge, dice: ma come, amico dei mafiosi, dice, poi paga il pizzo? Ma non vuol dire niente, il pizzo si paga comunque a prescindere, per una questione di territorio. Questo troppo spesso non viene sottolineato. E comunque, nello specifico, poi questa parte qui, anche altre cose, ma non soltanto in questa circostanza, perché questo pizzino, questo argomento, non è stato poi sviscerato nel corso delle indagini, è rimasto, diciamo, a dormire in mezzo alle carte. Ma ci sono anche altre cose a mia memoria che nei verbali non sono state trascritte, eppure Vannoia ne ha parlato all'epoca, al tempo. Ne dico una per tutte: il discorso del furto della natività del Caravaggio. Mannoia parlò al dottor Falcone quando si parlava di come si entrava in Cosa Nostra. Mannoia raccontava che lui era stato vicino ad esponenti mafiosi fin da quando aveva neanche, non era neanche maggiorenne, aveva 16 anni, quando già si accompagnava per rapine, per furti, se lo tenevano vicino, non sai come funziona, tu te lo tieni vicino per provare, tu uomo d'onore te lo tieni vicino come apprendista, vedi se funziona, eventualmente poi viene affiliato. E lui parlò di una delle prime sue imprese, fu quello del furto della natività del Caravaggio, e Falcone prese nota di queste cose, quindi ci dovrebbe essere da qualche parte un pizzino anche con questo discorso del Caravaggio. E disse che però per questa cosa nello specifico sarebbe venuto a fare un interrogatorio dedicato, vista la rilevanza, perché insomma la natività del Caravaggio è qualcosa che la cercano ancora adesso l'FBI, e quindi sarebbe venuto con il suo collega titolare delle indagini per fare un interrogatorio dedicato soltanto a questa vicenda. Però questo poi fino al giugno del 90 non accadde più. Mannoia partì per gli Stati Uniti e non si tornò mai più su questo argomento. Tanto che, aggiungo, quando Mannoia tornò, mi pare nel 95-96, per testimoniare in altri procedimenti che c'erano, a Falcone ormai morto, un altro magistrato, parlando diciamo di varie cose, capitò nuovamente il discorso della natività del Caravaggio. E chiesero a Mannoia, dice: ma scusi, dice, lei una cosa così importante perché non l'ha riferita all'epoca al dottor Falcone? E Mannoia disse: ma come? Dice, io gliel'ho detto al dottor Falcone. E i magistrati non ci credevano, perché dissero: dice, ma come, una cosa così importante, così rilevante, dice, è possibile che Falcone poi non la scrive sul verbale? E Mannoia disse: vabbè, dice, se non credete a me, c'è un'altra persona che era presente, Maurizio Ortolani, dice, sentite lui, interrogate lui. E vennero i carabinieri nel mio ufficio, venne un ufficiale, dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio artistico, si chiamava così all'epoca, e mi presero a verbale perché io confermassi quello che Mannoia aveva detto. In effetti lui ne aveva parlato al dottor Falcone. Ma ripeto, questa e anche altre cose sono rimaste, per motivi che non so bene, sono rimaste un po' nelle carte, sono rimaste un pochino indietro. Del resto lì non c'era la possibilità di videoregistrare tutto, di registrare tutto a futura memoria. Bisognava in qualche modo fare delle scelte, anche perché c'era una certa urgenza. Tu considera una cosa: il Marino Mannoia inizia a collaborare a ottobre del 1989. A dicembre dell'89, mi sembra il 15 dicembre, sono già emesse una quindicina, mi pare, di ordinanze di custodia cautelare in carcere, e vengono eseguite queste ordinanze. Quindi c'era proprio un'urgenza in 2 mesi di verbalizzare tutto, cercare i riscontri, fare le schede dei soggetti che andavano in qualche modo ricercati ed arrestati, e procedere, poi fare i sopralluoghi, perché poi scendemmo anche a Palermo a fare i sopralluoghi. Quindi insomma si lavorava un po' con questa urgenza. E quindi è normale che tante cose potevano rimanere, ecco, indietro. Indubbiamente. Ma mentre ti ascoltavo, ho preso un'altra foto. Fra poco la metterò in sovraimpressione. Parliamo un attimo anche del tuo libro,
perché appunto Palermo ti è piaciuta talmente tanto, ti è entrata talmente nell'anima, non solo per lavoro, ma anche perché giustamente Palermo è pure una bella città nel frattempo, che hai scritto un libro e addirittura l'hai intitolato Io sbirro a Palermo, perché appunto in buona sostanza ci racconti qual è stata la tua esperienza, come si legge nella prefazione al libro, la storia vera di un poliziotto romano catapultato a Palermo a caccia dei grandi latitanti mafiosi negli anni più caldi della lotta a Cosa Nostra. E quindi si parla appunto di quando eri facevi la scorta a Francesco Marino Mannoia, della cattura di Bernardo Provenzano, che fra poco ci ritorniamo, e anche di tante altre situazioni importanti, diciamo, fatti importanti che hai vissuto, diciamo, nella tua carriera di poliziotto. Ecco, per esempio, tornando proprio alla cattura di Provenzano, tante volte si è detto, lo hanno detto molti miei colleghi più dentro di me, più, diciamo, acculturati di me in questi fatti, che in buona sostanza la cattura di Provenzano sia stata in qualche modo, tra virgolette, pilotata nel tempo, cioè che non sia stata fatta nel momento giusto in cui si poteva fare, ma un po' di tempo dopo, perché serviva a qualcuno che questo accadesse in un certo periodo. Tu che ne pensi di questo? Ma guarda, io ho fatto parte del gruppo Duomo dal febbraio del 2005 fino a aprile del 2006, quando l'abbiamo catturato l'11 aprile del 2006, e francamente non so quale sarebbe stata l'occasione giusta per catturarlo. Forse si fa riferimento al discorso delle dichiarazioni di Lardo, perché penso che solitamente... guarda, per quanto riguarda le dichiarazioni di Lardo, ci sono... A parte che se tu vai a vedere a leggere gli atti processuali, rispetto a quelle che sono state le prime affermazioni fatte, le prime relazioni di servizio redatte sul discorso, non è che fosse una cosa che si poteva fare cotta e mangiata. Oltretutto la dinamica del territorio, lì si parlava di mezzo iuso, insomma, non è che consente di improvvisare un pedinamento come se fosse alla stazione centrale di Milano, da qualche altra parte, per cui sì, so che c'è un incontro con l'aditante, facciamo due soldi di pedinamento, due macchine e si cattura. Non è così facile. E poi un'altra cosa, un'altra improprietà che sento spesso ripetere, che dice sì, vabbè, non sono andati subito quando ci fu il primo appuntamento, però ci sarebbero dovuti tornare dopo. Ma in realtà, ferme restando le difficoltà del territorio, ma chi è che può pensare? C'è soltanto uno che non ha fatto polizia giudiziaria, può pensare che un latitante si faccia gli appuntamenti nel posto in cui sta stabilmente. Cioè, la regola numero uno è fare gli incontri in un posto che è terzo, è diverso, possibilmente anche lontano da dove si vive e da dove si trascorre la latitanza. Quindi andare a mezzo iuso nella famosa masseria della Barbera, a distanza di una settimana o di 15 giorni di osservarla, ha un senso molto relativo, perché non è detto che l'altro appuntamento si sarebbe fatto nello stesso posto, tanto per dirne una. E tu pensa un'altra cosa, per esempio a proposito dell'arresto di Provenzano. Come sai, Provenzano viene arrestato l'11 aprile del 2006 e lui ha un problema di salute, perché gli devono praticare l'iniezione, quella che doveva fare ogni 3 mesi, per la patologia da cui era affetto. Ora, nei pizzini che noi ritroviamo lì a Montagna dei Cavalli, ce ne sono molti che sono dedicati alla ricerca di un posto dove far venire l'infermiere a fargli la puntura. Ma l'infermiere non è uno qualunque che viene chissà da dove. L'infermiere è un uomo d'onore della famiglia di Bagheria, il numero 60, indicato con 60, che ha curato, è in confidenza con Provenzano, che gli dà del tu. E Provenzano, pensa, non vuole che lui venga nel posto in cui lui sta latitante a Montagna dei Cavalli, e cerca tramite altri uomini d'onore un posto terzo, un posto diverso dove lui andare la sera prima, oppure dove far andare l'infermiere la sera prima, raggiungerlo lì, farsi fare la puntura e poi ognuno per la strada sua. Quindi come si può pensare che un latitante sia nello stesso posto e si faccia gli appuntamenti e poi cambia stanza e vada un'altra parte a fare il riposino? Insomma, non è proprio concepibile, ecco, per chi ha fatto polizia giudiziaria un discorso del genere.
E devo dire che però questa paura a cui tu accennavi del fatto delle protezioni di Provenzano, queste cose qui, in effetti ha un fondamento, perché quando noi attraverso l'indagine arriviamo a individuare l'ultima persona, quella che porta materialmente i pizzini, quella che porta il pacco con i vestiti al casolare di Montagna dei Cavalli, che è Bernardo Riina, che è solo omonimo di Totò Riina, quando noi individuiamo quello perché si è incontrato con il precedente tramite, io preparo normalmente quella che mi sembra la cosa logica, cioè una richiesta di intercettazione a nome di Bernardo Riina. E devo dire che il dottor Renato Cortese, che comandava il gruppo Duomo, come tutti quanti sanno, quella mattina va in ufficio, va in procura a consegnare questa richiesta, a parlarne con il dottor Pignatone e con il dottor Prestivino, e quando sono le due me lo vedo ritornare con la richiesta in mano, dice i magistrati hanno preferito non farla, dice anche perché, dice, troppe volte siamo stati vicini a prenderlo e è successo qualche cosa per cui all'ultimo, una volta che avevamo individuato l'ultimo tramite, qualcosa è scappata, è sfuggita. E quindi del resto noi non avevamo tutto questo bisogno di avere anche il telefono intercettato di Bernardo Riina, perché avevamo già messo le telecamere intorno a Corleone e quindi grosso modo i movimenti che poteva fare erano noti, erano conosciuti. Però sarà stato un caso, non lo so, però senza quella richiesta di intercettazione è rimasta a dormire, ce l'ho ancora conservata da qualche parte. E noi poi l'11 aprile del 2006, quando abbiamo visto arrivare l'ultimo pacco, abbiamo fatto l'intervento e Provenzano era lì, quindi nessuno ha saputo che avevamo trovato anche l'ultimo tramite, ecco. Sì, perché in buona sostanza in diversi misero in dubbio il fatto che quando ormai era tutto pronto si poteva catturare Provenzano, è come se fosse venuto, non lo so, dall'alto, insomma qualcuno avesse deciso che questa cattura si dovesse fare non in quel momento, ma appunto in un momento successivo. Ma da quello che appunto ci hai appena raccontato, sicuramente fu solo un fatto tecnico a questo punto. Guarda, posso aggiungere anche un'altra cosa, la decisione poi, sì. In realtà noi al Duomo eravamo abituati a fare delle riunioni fra noi, eravamo 26, in modo che tutti sapessero come stavano andando le cose, che cosa... Qualche giorno prima dell'11 aprile, mi sembra il 9, o in occasione dell'arrivo di un pacco di portato da Bernardo Riina sulla Montagna dei Cavalli, c'era qualcuno di noi, io compreso, che avremmo voluto intervenire già quella notte stessa nel casolare. E ci fu una discussione all'interno del gruppo per valutare l'opportunità o meno di aspettare. E la decise poi la cosa il dirigente del mio ufficio, il dottor Caldarozzi, e disse no, dice aspettiamo il prossimo, perché non sappiamo, dice c'è un momento di vuoto fra quando abbiamo visto che Riina portava questo pacco, non sappiamo se quella è un'ulteriore tappa, quindi potrebbe venire qualcuno per dire stanotte che porta via il pacco, perché Provenzano lì non ci sta, ci dobbiamo monitorare il posto e aspettare il prossimo. Se anche il prossimo arriva lì senza che questo sia uscito, allora è il momento di intervenire. Così abbiamo fatto, e nel momento in cui abbiamo visto Bernardo Riina portare il pacco successivo, abbiamo capito che lì comunque qualcuno ci doveva essere e quindi siamo entrati. Questo è. Un'altra cosa volevo aggiungere, circa il fatto che molti sostengono che Provenzano non contava più niente. Io non porto a testimoniare quelli che sono i pizzini trovati da Provenzano, quelli che ha scritto lui e quelli che gli venivano indirizzati, cioè molti dei pizzini sono indirizzati, cioè proprio nell'indirizzo per il numero uno, cioè lo dicevano altri uomini d'onore che Provenzano era il numero uno, tanto che gli indirizzavano la posta indicandolo come numero uno, non solo, ma anche il contenuto è esemplificativo, cioè lo piccolo che gli scrive e gli chiede, diciamo, consigli e pareri sull'opportunità di far rientrare gli scappati, quelli della guerra di mafia, che erano scappati, che si erano rifugiati all'estero, prevalentemente negli Stati Uniti, e volevano tornare a Palermo. E quindi era uno che aveva la potestà di decidere cose, diciamo, di importanza vitale nell'economia di Cosa Nostra. Quindi proprio che fosse inutile che qualcun altro decidesse per lui,
Io francamente ci sono richieste di procedere ad omicidi eccellenti, omicidi di uomini d'onore, quindi omicidi da deliberare in un certo modo. E quindi non è proprio uno che non contasse più niente, che stava malaticcio e voleva farsi arrestare, ecco, anzi tutt'altro. E ti dico l'ultima cosa, e qui chiudo questo mio pensiero. Se noi non fossimo entrati l'11 aprile del 2006, lui dopo qualche giorno, appena fatta la puntura con il numero 60, se ne sarebbe andato, perché troviamo un pizzino in cui dice da qui io me ne devo andare. Subito dopo Pasqua se ne sarebbe andato. Considera che l'11 aprile è qualche giorno prima di Pasqua. Quindi se avessimo tardato una settimana, lui sarebbe rimasto latitante ancora per chissà quanto tempo. Appunto, chissà per quanto tempo ancora la mafia avrebbe avuto uno dei suoi capi ancora, appunto, ancora latitante. C'è tra l'altro, ecco, un pezzettino del tuo libro che credo si riesca a vedere, dove si legge testualmente questo, proprio un brano. In ufficio non ci sono casseforti, in questura non c'è più nessuno. Finisco a mezzanotte passata e non so dove e a chi lasciare in custodia i soldi sequestrati e la Bibbia rossa di Provenzano. Infilo tutto nella mia borsa marrone, inforco la bici e pedalo verso l'albergo. Iddu, l'inafferrabile latitante, è stato preso e io ho nella borsa quella Bibbia che lui ha portato con sé per decenni. Quindi anche questo è uno spaccato, insomma, di un modo di operare che appunto significa cercare di entrare diciamo, nel personaggio, se mi passi questo termine, per carpirne tutti i segreti e poi appunto riuscire a coglierlo in fallo nel momento opportuno, e questo è il modo di operare, no? Guarda, molto più modestamente, lì fu una questione di necessità, nel senso che cosa succede? Noi facciamo l'operazione a Montagna dei Cavalli e troviamo, a parte una marea di vizini di documentazione cartacea, gli troviamo 7-8 mila euro, mi pare che fossero, mentre io gli sto notificando le ordinanze di custodia cautelare in questura, viene un collega e ha in mano questa Bibbia. Dice: guarda, abbiamo trovato questa Bibbia che stava lì. Dice il capo, sempre il dottore Calderozzi, dice: dagli un'occhiata e vedi se è il caso di sequestrarla. Dice: perché è piena di freccette, di appunti, di numeretti, di pizzini messi dentro, di cose. Vedi se bisogna sequestrare oppure no. Dico: ma io non, dico, non è che se può guardare tutta una Bibbia in 10 minuti. Dico: facciamo una cosa, la sequestriamo intanto e poi la guardiamo con comodo, con calma nei prossimi giorni. E così abbiamo fatto il verbale, abbiamo redatto il verbale di sequestro anche della Bibbia. Solo che cosa succede poi? Che Provenzano viene portato all'aeroporto di Boca di Falco, viene imbarcato su un elicottero della polizia e viene mandato al carcere di Terni. Ora, quello che non si vede solitamente nelle fiction, nei film, né altre cose, è tutto il lavoro che sta dietro poi alla brillante operazione. Nel senso che l'indomani mattina alle 8 deve essere pronto sul tavolo del pubblico ministero e poi dovrà anche inoltrarlo al giudice per le indagini preliminari. Tutte le carte, cioè il verbale d'arresto, il verbale di sequestro, il materiale sequestrato e non ultimo c'è anche bisogna mandare quello che è l'avviso di consegna al carcere. E quindi ho dovuto aspettare che l'elicottero arrivasse a Terni, che venisse preso in carica dalla matricola del carcere di Terni e che mi mandassero poi il fax con la firma del comandante del guardia carcerario di Terni, perché era una carta importantissima, fondamentale, da allegare all'informativa che l'indomani mattina doveva essere presentata sul tavolo del dottor Pignatone. Allora, per quello dico che io finisco a mezzanotte passata. Quando finisco di sistemare tutte quante le carte, spillare tutte quante, che l'informativa è pronta, dico benissimo, me ne posso andare. Mi accorgo che sulla mia scrivania, al gruppo Duomo, mi sono rimasti i soldi da una parte dentro una busta e la Bibbia. E allora mi viene in mente, dico, ma se succede, Dio ne guardi che stanotte vengono due zingarelli e si portano via soldi e Bibbia per bruciarla, per farci chissà che cosa. Ma si scatena l'inferno, penso, non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo, perché la Bibbia di Provenzano è sparito un documento importantissimo e fondamentale. Dice, Certo. tanto importante, per cui dice, voi l'avete pure sequestrato, dice, quindi. Allora ho provato a chiamare, a rintracciare il dottor Cortese, il dottor Gualtieri che dirigeva la squadra mobile, soltanto che c'erano i cellulari che erano tutti quanti esauriti, perché
considera che l'arresto viene fatto la mattina verso le 11 e la sera c'erano tutti quanti i cellulari che erano morti, non potevo rintracciare nessuno. Provo a chiamare in questura, ma non c'è nessuno che abbia le chiavi della cassaforte, quindi dico, che ci faccio io con questa Bibbia e con questi soldi? Allora dico, nel dubbio facciamo una cosa, mi ritengo io, mi prendo tutto quanto io, ho messo tutto quanto nella mia borsettina che utilizzavo per portare avanti e indietro le carte, e me ne sono andato in albergo con la Bibbia. E la sera, non per fare indagini, ma semplicemente per un'umana curiosità, mi sono messo a guardare con attenzione anche questo libro, che effettivamente era tutto quanto sottolineato, tutto scritto con delle cose, delle domande, lui cercava di conoscere anche il significato di alcune parole, e alcune frasi erano sottolineate per intero, perché poi che cosa, queste frasi molte le abbiamo ritrovate riscritte, copiate nei pezzini che lui scriveva agli altri affiliati. Questo perché? Perché Provenzano la Bibbia la leggeva per ricavarne alcuni passi, alcune frasi che potevano essere adatti per essere inseriti nelle cose che lui scriveva. Questo perché? Perché il linguaggio della Bibbia era comunque un linguaggio scritto in un certo modo che poteva fare impressione e accrescere quindi il carisma di chi scriveva, agli occhi di chi leggeva. Era una sorta di linguaggio cifrato, però adottando appunto le frasi della Bibbia. Insomma, la Bibbia diventava appunto quasi un linguaggio segreto, un altro po', no? Ma guarda, un segreto fino a un certo punto. Comunicare, perché, insomma, no? Più sì, che altro era un linguaggio che serviva per impressionare. Sì. Uniche cose di segrete che c'erano nella Bibbia, negli appunti di Provenzano, era una specie di codice che lui utilizzava per indirizzare. Quando scriveva un pizzino, non è che mandava il pizzino a Nino Rodolo, lui mandava un pizzino e sul pizzino che chiudeva con lo scotch ci scriveva per il numero, perché ogni uomo d'onore aveva un numero che lo contraddistingueva. Numero, sì. E quindi metteva per il numero. Chi riceveva poi il postino che riceveva questa, sapeva che a quel numero corrispondeva un certo uomo d'onore, e quindi provvedeva a inoltrare una specie di indirizzo, tra virgolette, cifrato. Sì. Ma siccome anche Provenzano era in là con gli anni e qualche, diciamo, difficoltà con la memoria ce l'aveva, abbiamo trovato anche qualche pezzino in cui c'erano annotati 4 o 5 uomini d'onore con a fianco i numeri che li indicavano, e questo ci ha facilitato poi anche nel fare ulteriori arresti. Altri invece li abbiamo individuati analizzando il contenuto dei pezzini. A seconda del tipo di contenuto siamo risaliti poi a chi poteva essere il destinatario di quel messaggio. Quindi è stato quello un lavoro, diciamo, di indagine fatto con calma, eccetera. Io la Bibbia la guardai, diciamo, per curiosità in quella circostanza e in quella notte, però me lo ricordo ancora molto bene, perché pensavo, diciamo, anche con un po' di rispetto, perché bisogna anche rispettare le persone anche nel male che possono aver fatto, che una persona latitante per 43 anni, che chissà quante volte la sera in qualche parte lui stava lì a sfogliarsi la Bibbia, a leggere i passi, certo magari senza trarne tanti insegnamenti, perché insomma sappiamo tutto il male che ha fatto Cosa Nostra, però era comunque qualcosa da ricordare sicuramente. Ma quindi molto probabilmente Provenzano era talmente ben protetto che appunto se è rimasto latitante per 43 anni ci sarà pure un motivo, no? Guarda, ti posso rispondere come mi ha risposto un collega australiano quando andammo in Australia perché loro, i colleghi australiani, avevano catturato uno dei sequestratori di Soffiantini. Soffiantini è un imprenditore bresciano che venne sequestrato fra il 97 e il 98, mi pare. E in sostanza erano individuati, ho lavorato anch'io nell'indagine su quel sequestro, e erano stati individuati i responsabili, e uno di questi era Giovanni Farina, però latitante era, perché era evaso, mi sembra, l'anno prima da un carcere sardo, e in costanza di sequestro aveva continuato ad essere latitante. Anche una volta pagato il riscatto lui era latitante. E praticamente viene arrestato a Sydney nell'agosto del 1998.
Quando andammo lì, poi i colleghi australiani mi raccontano le circostanze dell'arresto. Insomma, che cosa è successo? Giovanni Farina, latitante, che cosa fa? Arriva in Australia, prima passa per Zurigo e si fa cambiare parte dei dollari del riscatto in franchi svizzeri e si porta appresso circa 35.000 franchi svizzeri per le piccole spese in un borsello in aereo. Quando arriva a Sydney, all'aeroporto, c'è una regola in Australia che devi dichiarare tu i soldi che c'hai, in dogana li devi dichiarare a tutti quanti. Lui non lo fece e ci fu un doganiere particolarmente attento che lo fermò, lo perquisì, gli trovarono questi soldi dentro. Fino a qui niente di male, insomma, non è che era previsto l'arresto o altro. Gli tolgono questi soldi, gli lasciano $100 per le piccole spese e lo invitano a presentarsi in tribunale dopo qualche giorno per discutere l'entità della multa, perché della multa si trattava, e gli tolgono il passaporto falso, quello che lui aveva. Qualche giorno dopo vanno in tribunale, si presenta Giovanni Farina all'udienza del tribunale e succede una cosa molto, molto simpatica. Il poliziotto si avvicina. Buonasera al nuovo ospite. Ecco, sì. Smeralda è un'altra, la nostra Smeralda è un'altra componente della nostra grande squadra di informazione antimafia. Lei è riuscita ad arrivare, ne aspettavamo altri, ma purtroppo non sono ancora riusciti ad arrivare. Ma noi fra poco ci avviamo, tra un 5 minuti, 10 al massimo. Ci avviamo verso la conclusione. Scusa, finisci il ragionamento e poi facciamo. Sì, perché è simpatica personale. Questa cosa. Praticamente, sì. Che succede? Il poliziotto australiano si avvicina a Giovanni Farina e apre il passaporto. E Giovanni Farina, che cosa fa? Pensa che abbiano scoperto che il passaporto sia falso. Improvvisamente sferra un pugno al poliziotto e si dà alla fuga e scappa dall'aula del tribunale. Soltanto che quando arriva alla porta, lì c'erano delle grosse vetrate di quelle scorrevoli che si aprono all'arrivo delle persone, soltanto lui non si era accorto che c'era questa porta che era chiusa e quindi si va a infrangere sul vetro della porta e viene inseguito da questo poliziotto e da un altro che combinazione campione regionale di box e praticamente riescono a avere la meglio. A quel punto analizzano meglio il passaporto, gli prendono le impronte e trovano che effettivamente era Giovanni Farina, che era latitante ricercato dalle polizie di mezzo mondo per il sequestro Soffiantini. Ma questo è Farina che per una sfortuna sua, perché di sfortuna si trattò, a un certo punto viene arrestato. Quando lo stesso Farina, con Soffiantini a bordo della sua banda e con Cubeddu, altro latitante, hanno Soffiantini nascosto nel bagagliaio della banda, passano indenni a un posto di controllo sotto i monti della Galvana, vicino a Casal di Bari, vicino a Grosseto. Quindi, e mi dice il poliziotto australiano, c'è la fortuna che ti segue fino a un certo punto, magari ti protegge per tanti anni e improvvisamente ti volta le spalle. A Sydney nel 98 la fortuna ha improvvisamente girato le spalle a Giovanni Farina, che per una multa di poche centinaia di dollari si è trovato condannato e praticamente penso che sia ancora detenuto adesso, perché credo che abbia avuto più di 30 anni per il sequestro dei Soffiantini. Quindi, come per tornare a quello che mi hai chiesto tu, sì, uno certe volte pensa a entità occulte, pensa a tante cose, però c'è anche la componente della fortuna, del caso, che è molto importante e che gioca un ruolo abbastanza determinante a volte nella vita delle persone, sia nel bene che nel male. Ecco, allora, Esmeralda, visto che sei qui con noi a questo punto, una domanda tocca anche a te, prego. Non so cosa, sinceramente mi trovo anche un po' impreparata. Comunque ho ascoltato quello che ha detto il signor Maurizio Ortolan e sinceramente è molto affascinante quello che insomma, ha detto. Voglio dire, è veramente, cioè, voglio dire, come si dice, una fortuna per chi... insomma, come si dice, non so adesso come dirla.
Sai una cosa? Lavorando in polizia è molto facile raccontare delle cose interessanti per chi ascolta, perché la polizia, dal mio punto di vista, è sempre stata qualcosa molto interessante, molto intrigante, molto affascinante, perché ti mette ogni giorno in condizioni di scoprire cose nuove, cose inaspettate. È qualcosa che è una specie di maestra di vita e ti insegna soprattutto a non avere pregiudizi. Ecco, per essere un buon poliziotto devi cercare di non avere pregiudizi e di affrontare le cose sempre con la mente sgombra e senza avere il colpevole già inserito in testa, perché lo sbaglio più grande che può fare un poliziotto, secondo me, è quello di innamorarsi di una tesi e prendere in considerazione soltanto gli elementi che vanno a favore di quella tesi, senza invece guardare tutti quelli che sono gli elementi raccolti nel corso delle indagini. E purtroppo devo dire che questo è molto diffuso, anche nell'ambiente dell'informazione, purtroppo. Uno si innamora di una cosa e non vede la realtà in quello che è il suo complesso. È vero, però la cosa Si bella è cerca che sempre. comunque se, cioè, quando si è determinati a voler a tutti i costi cercare la verità e catturare i colpevoli in questo caso, diciamo che ti dà più soddisfazioni e raccontarle e recepirle è molto, cioè, fa molto, insomma, dà delle soddisfazioni. Ed è bello, insomma. Sì. Ecco, io riprendo la parola un attimo perché prima della diretta con Maurizio parlavamo del fatto che appunto Falcone non si occupò soltanto di mafia. E allora appunto gli ho palesato l'idea di porgli questa domanda che sto per fare, che cercherò di articolare nella maniera più comprensibile possibile, perché ritengo sia una domanda un po' complicata, almeno per quello che penso io, perché secondo me il dottor Falcone non fu ucciso soltanto perché iniziò a indagare su fatti di mafia, che poi tra l'altro, ecco, ricordiamolo, portarono poi alla creazione del processo, del maxi processo dell'86, appunto, il maxi processo alla mafia fu sicuramente uno dei processi epocali, direi, più importanti della nostra Repubblica. Dicevo, tra l'altro, ecco, ho trovato l'appunto che cercavo prima, quando ti parlavo di alcuni personaggi politici, Maurizio. Per esempio, Falcone iniziò ad indagare anche sull'assassinio di Pio La Torre, del generale Dalla Chiesa. Tra l'altro, chiese una memoria dettagliata dai legali di Pio La Torre e dopo attenta lettura capì che questo delitto aveva concomitanze con quello non solo di La Torre. Ecco, di Michele Reina, ti dicevo prima, il segretario della Democrazia Cristiana di Palermo, che fu ucciso appunto il 9 marzo del 79. E appunto mi è venuta quindi questa domanda: è possibile allora che Falcone sia stato ucciso non solo perché indagò fatti di mafia, ma anche perché appunto cominciò a mettere mano ad alcuni dei famosi misteri d'Italia, come furono questi assassini e tanto altro ancora? Beh, quelli che tu hai citato sono assassini chiaramente di stampo mafioso, perché Pio La Torre, perché Dalla Chiesa, perché Riina, perché lo stesso Mattarella, sono stati, diciamo, descritti nei dettagli da diversi collaboratori di giustizia, anche per come sono andati maturando. Facevano sempre parte di quel contesto dei rapporti fra criminalità organizzata e potere politico, soprattutto principalmente a livello locale, in cui c'erano, a volte potevano esserci degli accordi, degli apparentamenti. Cioè, non ci dimentichiamo, insomma, che Cosa Nostra, e tutte le organizzazioni criminali in generale sono forti perché? Perché controllano il territorio. Controllare il territorio vuol dire anche controllare anche i voti che vengono espressi dal territorio. Chi controlla i voti e quindi non può non avere una controparte politica interessata ad acquisire quei voti. È normale che poi se si spezza qualche cosa in questi equilibri, in questo rapporto fra politica e organizzazioni criminali, fra una certa politica e le organizzazioni criminali,
È chiaro che poi vengono fuori, capitano omicidi di carattere politico, ma non perché siano omicidi che vengono, diciamo, dal mondo della Luna, sono omicidi che maturano in un contesto che è appunto quello di cui abbiamo appena parlato, abbiamo appena descritto. Non cerchiamoci troppi misteri. Quando due forze che sono in conflitto nello stesso territorio, entrano in contrasto acceso, è normale che poi ci possa scappare il morto, insomma, e solitamente il morto è all'interno delle istituzioni, perché nessun politico va a uccidere un mafioso, ecco, capita casomai il contrario, quando il politico non soddisfa più quelle che sono le esigenze dell'organizzazione criminale. Quindi quelli che tu hai citato non è che sono cause diverse rispetto all'impegno antimafia di Falcone. Cioè, Falcone era un uomo delle leggi, un uomo di legge, un uomo delle istituzioni che chiaramente portava avanti tutte quelle che erano le indagini contro chi invece le leggi e le regole non le rispettava. Quindi è normale che potessero essere coinvolti anche politici. Se non tutti i politici sono onesti, lo sappiamo, ecco, perché il male non è una cosa che c'è una linea netta e tutti i buoni stanno da una parte e tutti i cattivi stanno dall'altra. Magari fosse così, Appunto. sarebbe troppo facile, anche l'attività di polizia sarebbe semplicissima. In realtà, l'abilità del poliziotto è quella di andare a trovare il marcio dove tu non ti aspetti che ci sia. E Falcone era particolarmente bravo a cercarlo anche in posti che sembravano immuni, ecco. Allo stesso modo posso dire del dottor Borsellino, insomma, e per questo probabilmente sono stati assassinati, perché non è che si fermassero al piccolo esattore del pizzo, eccetera, cercavano di andare più avanti, di scoprire tutte quelle che erano le connivenze, le connessioni, e allora hanno pagato per questo il loro impegno a 360 gradi. Assolutamente, il loro assoluto senso dello Stato l'hanno pagato appunto con la morte. Esmeralda, noi siamo in chiusura, però davvero, se hai una domanda o qualcosa, una curiosità, non lo so, che vuoi domandare a Maurizio, che comunque riavremo prossimamente perché poi ci sono anche altri amici della grande squadra, come dico io, di informazione antimafia che vorranno interloquire con te, Maurizio. Vai, Esmeralda. Non so, diciamo che ripeto, non va bene, sull'argomento comunque che potrei comunque parlare, se non sbaglio, anche non lo so, mi sembra che la squadra riguardo alla cattura di Provenzano, chi è che lo catturò Provenzano? Ricordo la polizia. Certo, 26 poliziotti del gruppo Duomo comandati dal dottor Cortese. E la maggior parte erano della squadra mobile di Palermo, della sezione Catturandi della squadra mobile di Palermo, e ce n'erano, mi sembra, 6 o 7 del servizio centrale operativo, fra cui io. E questo è il gruppo Duomo. Mi Ma ricordo questo particolare. questo, però questa cosa, ecco, vorrei chiarire, diciamo che noi siamo quelli che alla fine gli abbiamo messo le manette, questi 26, ma in realtà l'impegno, se noi siamo stati non più bravi, abbiamo avuto quel pizzico di fortuna in più rispetto agli altri, perché io stesso ho partecipato anche nel 94 a un altro gruppo di lavoro per la cattura di Provenzano e altri ce ne sono stati in precedenza, quindi l'impegno messo nella cattura degli aiutanti è sempre lo stesso, soltanto che non tutte le ciambelle riescono col buco, ecco, questo si dice. È vero anche una cosa, lo devo dire per onestà intellettuale, che diciamo dispiace comunque che una persona in Italia abbia potuto sottrarsi alla giustizia per 43 anni, come dispiace che una persona come Matteo Messina Denaro si sia potuto sottrarre per 30 anni anche lui alla giustizia, perché Infatti. questo in realtà non dovrebbe essere ammissibile. Infatti la notizia non è tanto quella dell'arresto quanto del fatto che si prolunghi così tanto e così a lungo una latitanza. Questa è la notizia. Soltanto che invece poi le prime pagine, i titoli li fanno al momento dell'arresto, ma la notizia dovrebbe essere quell'altra. Sì, E comunque certo. Le connivenze di Messina Denaro piano piano stanno venendo tutte alla luce, insomma. Devo dire piano piano, ma stanno venendo alla luce. Comunque, meglio tardi che mai, insomma. Se comunque Volevi non dire, Smeraldo? so,
Cioè, non lo so, il suo punto di vista riguardo proprio di Matteo Messina Denaro, diciamo che si pensa che sia tutto stato organizzato al momento opportuno l'arresto, ma voglio dire, è stato coperto da protetto più che altro dalle istituzioni. Lei su questo fatto è d'accordo? Ma la protezione delle istituzioni, francamente, io mi rifaccio a quello che insegnava il dottor Falcone, anche il dottor Borsellino, cioè ci vogliono riscontri per fare certe affermazioni. Non si può fare un'argomentazione nel senso di dire, visto che non è stato preso è perché qualcuno l'aveva coperto. No, il discorso deve essere diverso. Chi è che lo sta coprendo? E allora per quello non è stato preso, però devi prima trovare chi l'ha coperto, prima di dire che non l'avete preso perché. Su Matteo poi non posso dire nulla perché io ho partecipato a un gruppo di lavoro per la cattura di Matteo. Dopo l'arresto di Provenzano e dopo l'arresto di Mimmo Raccuglia, io rimango ancora a Palermo fino al 2013 e partecipo a un gruppo di lavoro con la squadra mobile di Trapani e con la Catturandi di Palermo e iniziamo, a cer cioè iniziamo, continuiamo a cercare Matteo Messina Denaro. Però voglio dire una cosa. Il Matteo che emerge dagli atti relativi all'arresto è una persona che è completamente differente rispetto a quella che cercavamo noi, differente dal punto di vista logico e mentale, è differente dal punto di vista di come la raccontavano i collaboratori di giustizia. Ci hanno sempre raccontato e ci hanno sempre descritto Matteo Messina Denaro come una persona maniaca della sicurezza. E invece lo troviamo con tre telefonini o le chat con le altri pazienti che faceva i selfie con il medico. Quindi è una cosa che francamente a me mi ha lasciato molto molto perplesso. E io ho pensato a un cambiamento radicale sulle abitudini di Matteo negli ultimi anni, anche perché, ripeto, molti collaboratori ce lo descrivono e abbiamo trovato delle tracce anche della sua presenza e della sua permanenza anche all'estero. Cioè ci sono tracce di Matteo in Spagna quando si andò a curare gli occhi, in Venezuela dove andò più di qualche volta, a Miami. Quindi è una persona abituata a girare e trovarlo invece che si fa curare dalla clinica di Palermo, accompagnato da uno del paesello dove abita da alcuni anni, francamente mi lascia perplesso. Cioè io l'avrei, lo stesso Provenzano si va a fare operare in Francia, Sì. lontano, quindi. E perché Matteo si fa curare? Non è che gli mancasse la possibilità di un documento di copertura, di un documento differente, c'era già stato all'estero a farsi curare. E quindi diciamo queste perplessità ci stanno, però bisognerebbe che ce lo spiegasse Matteo, non so come è andata la sua latitanza. Ecco. Infatti, sai quando lo farà. Va bene, allora Speriamo. noi siamo arrivati, speriamo che lo faccia, che un giorno abbia questo buon senso. Dicevo, noi qui abbiamo chiuso perché il tempo è scaduto. Ringrazio tantissimo Maurizio per essere stato con noi, almeno in questa prima parte della nostra chiacchierata. Sicuramente ce ne sarà una seconda anche con Antonino Schigliò, con l'altra nostra amica Chiara, che anche da poco è entrata a far parte della nostra grande squadra di informazione antimafia. Io, come sempre, devo fare il vigile urbano della situazione, come dico sempre io, ma va bene. È una battuta ormai della quale ho il copyright, quindi non la cedo a nessuno. E davvero grazie, Maurizio, per la tua interessante chiacchierata che hai fatto con noi. Grazie a Esmeralda che è Grazie. stata qui a farmi compagnia. Ad una prossima occasione, agli amici di Informazione Antimafia, e grazie ancora a chi ci ha seguito e grazie a voi. Grazie a Buona voi e serata, buona serata a grazie. tutti. Buona Arrivederci. serata. Ciao.